Pace a te, anche stasera siamo insieme. Dall'impressione che ritardiamo qualche minuto e ti chiediamo scusa, però siamo qui, gloria sia resa a Dio. Dio ci dà sempre la possibilità di poter nutrire il nostro cuore della sua parola. Prima che andiamo avanti vogliamo ascoltare un bel canto, che lo possiamo mettere? C'è già. Allora, ascoltiamocelo e lo mettiamo in pratica, lo cantiamo. Poi, se tu lo vuoi, te lo mandiamo su WhatsApp, ti mettiamo il numero, su quale numero lo devi richiederlo. Te lo mandiamo così, canti pure tu. Ti do il numero, mettiamolo, cantalo e dopo ci mettiamo il numero sopra. Gloria al Signore. Vieni, Spirito Santo. Spirito Santo questa sera su di noi con la sua gioia, alleluia. Solo Lui può soddisfare il nostro cuore, solo Lui può sanare tutte le ferite che sono dentro di noi. Solo tu mi
Allora, me l'hanno appena mandato e dato che tutte le cose buone li possiamo condividere, ti diamo il numero che tu puoi richiederlo e te lo mandiamo. Segnati il numero 328 873 7893 328 873 7893. Richiedere il canto. Richiesta del canto. Te lo ripeto, 328 873 7893. Così lo condividiamo. Perché proprio stasera, quando mi è arrivato, la condivisione che dovevamo leggere insieme è lo Spirito Santo e la nostra guida. Perciò ogni occasione, pur di essere nutriti, è buona. Noi dobbiamo ispirare dello Spirito Santo. Il canto, quando noi ci rivolgiamo al Signore, respiriamo le cose spirituali. Allora ti faccio un esempio. Metti ogni tanto il numero. L'esempio è questo, che se noi non respiriamo, ci manca l'ossigeno e moriamo. Dio ci deve aiutare. Ora, se noi non respiriamo e ci manca l'ossigeno, facciamo conto di non sapere che è l'ossigeno, la chiamiamo aria, perché l'aria in sé, se non c'è l'ossigeno, moriamo lo stesso. Senza l'ossigeno moriamo, senza lo Spirito Santo la nostra parte spirituale muore. Allora, come noi abbiamo bisogno di respirare per sostenere il nostro corpo, abbiamo bisogno di inspirare nel nostro essere lo Spirito Santo. E quando noi lo inspiriamo nella nostra volontà, nel nostro cuore, nel nostro essere, come dire ti voglio, ti desidero, ti bramo, questo energizza il nostro cuore, questo energizza la nostra vita. Questo ci dà una nuova vita, che è quella spirituale. Questo parallelo ci aiuta a comprendere quanto è importante che quella parte che si è atrofizzata nella nostra vita venga risvegliata dallo Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che attiva questa energia nella parte spirituale del nostro essere. Questo parallelo ci aiuta a comprendere. Senza l'ossigeno fisicamente si muore, senza la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita siamo morti spiritualmente. L'ossigeno nutre i nostri polmoni e viviamo, porta ossigeno nella nostra mente, ossigeno dappertutto. Quando ci manca incominciamo a sbadigliare. Lo Spirito Santo porta vita nel nostro essere spirituale. Quando tu non ti nutri spiritualmente sei morto, sei morta. Tutta l'attenzione se ne passa nel naturale e diventi un grande idolatra, perché quell'aspirazione di quell'essere sovrannaturale che è lo Spirito di Dio, non trovando alimentazione perché non ci rivolgiamo allo Spirito Santo, si dirige verso le cose morte e respira cose materiali, cose della carne, chiamiamole. Gesù ha distinto ciò che è spirito e spirito, ciò che è carne e carne. Ricantiamolo un'altra volta e pensa che tu hai bisogno e io ho bisogno di
inspirare la presenza, desiderare, bramare, invocare la presenza dello Spirito Santo. Quando noi adoriamo, diciamo Gesù, Gesù, passiamo delle ore a lodare, a invocare Gesù, perché Gesù è colui che ha l'autorità di trasferire lo Spirito Santo nella nostra vita. È tutto incentrato su di Lui. Lui è la vita, Lui è la verità, Lui è la via, Lui è la porta, Lui è il battezzatore nello Spirito Santo, Lui è colui che dà la nuova vita al nostro spirito. E parte tutto da lì, perché Lui è il generatore della vita. Gesù, quando è venuto, non aveva un padre umano. L'invisibile si è formato nel seno di Maria, è diventato un corpo umano, ed è stato un periodo di tempo. Dio con noi, attraverso lo Spirito Santo, è diventato Dio in noi. Dio con noi, Dio in noi, e continuiamo il cammino insieme con Lui. L'alimentazione viene da questo. Lo vogliamo cantare un'altra volta? Mettilo un'altra volta, lo cantiamo e poi condividiamo quello che è. Dopo il numero riprenditelo, così puoi richiedere, ma non telefonare, manda un messaggino, va bene? Perché vedo che qualcuno telefona ed è meglio che mandi il messaggino via WhatsApp, così te lo mandiamo subito, va bene? Andiamo avanti, cantiamolo un'altra volta. È molto importante invocare lo Spirito Santo. Questo è un canto che serve per invocare lo Spirito Santo. Gloria a te, Signore. È una respirazione dell'anima, chiamiamola. Abita lo Spirito Santo questa sera su di noi con la sua gioia, alleluia. Solo Lui può soddisfare il nostro cuore. Solo Lui può sanare tutte le ferite che sono dentro di noi. Solo tu mi puoi sanare.
Sì. Alleluia. Metti il numero, può anche cantare sotto se tu ci riesci. Se lo vuoi questo bel canto, te lo mandiamo su WhatsApp. Manda, iscriviti, scrivi il messaggio su WhatsApp su questo numero e ti mandiamo questo canto. È molto importante. Lo Spirito Santo lo dobbiamo invocare nella nostra vita, perché così dice la parola del Signore. Invocando Gesù, invochiamo lo Spirito Santo, ci predisponiamo e piano piano, a volte si sente dire che è come una rugiada. Vedi, la rugiada sembra una cosa da poco, ma con la perseveranza. Nel deserto dove non c'è acqua, la rugiada la raccolgono con dei teloni che appendono, la freschezza della notte. Ci mettono sotto un tubo e man mano che scorre raccolgono quintali e quintali di acqua. Sembrano piccole goccioline. Così lo Spirito Santo nella nostra vita, quando noi lo invochiamo, invochiamo Gesù che lo dà, o lo Spirito Santo stesso, lo invochiamo, lo lodiamo, lo cerchiamo, perseverando sentiamo nella nostra vita quelle gocce di freschezza che vengono dallo Spirito Santo che trasformano la nostra vita. Gloria sia resa al Signore. Dio ci deve aiutare. Benedetto sia il Signore. Ti voglio dare i numeri che chiamano, così ce lo metti tu stesso o hai da fare. Te lo passo, quando chiamano li passi su quello là, su quell'altro e gli mandi il canto perché già c'è. Lo sai mandare, sì? Gli mando il canto sul numero che mi danno. Sì, va bene. Sì, così gli arrivano già. Sul nero però devi mettere, tu già sai come bisogna fare. Allora, benedetto sia il Signore. Lo Spirito Santo è la nostra guida. Questo è arrivato sto canto proprio bello così, mentre stavo leggendo la parola del Signore, ho detto questo aiuta a comprendere quanto è semplice, ma quanto è importante per la nostra vita spirituale. Lo Spirito Santo è la nostra guida. Ed è Gesù che manda lo Spirito Santo a dimorare nel nostro cuore. È molto semplice. La disgrazia della nostra nazione è che nelle chiese non si parla del Vangelo, si parla di tutte le altre cose. Prenditi il Vangelo, prenditi la parola del Signore, leggila e prega il Signore. Dici, Signore, fammi come... Non è che ti devi inginocchiare, preghi e non leggi. Leggendo hai la possibilità di dire, Signore, fammi comprendere, Signore, fammi comprendere. E vedrai che trovi nella parola del Signore la fonte, trovi la sorgente, perché incontri la persona di Cristo che è nata dallo Spirito. Preghiamo il Signore prima che andiamo avanti. Gloria sia resa a te, Signore. Prega insieme con me. Signore, veniamo a te così in semplicità, perché vogliamo ispirare nel nostro essere lo Spirito tuo Santo che abbiamo bisogno. Gesù, tu sei colui che ne fai la distribuzione e noi veniamo a te. Tu sei il Figlio di Dio. E chiediamo a te un'unzione dello Spirito Santo nella nostra vita. Te lo chiediamo tutti insieme. Dacci luce di comprendere quello che condividiamo alla luce della tua presenza e davanti a te. Signore, ti presentiamo tutti coloro che siamo insieme nella sfera di parole di vita, in qualsiasi angolo c'è un orecchio e un cuore predisposto per invocare la tua presenza. Spirito Santo di Dio, visita ogni cuore nel nome potente di Gesù Cristo, perché possa comprendere
l'alimentazione spirituale quanto è importante, possa nascere di nuovo o possa sentire la tua presenza, o se è già nato di nuovo possa essere battezzato nello Spirito Santo, battezzata nello Spirito Santo, perché tu sei il battezzatore. Guidaci, Signore, te lo chiediamo tutti insieme, nel nome di Gesù. Amen. Allora, guardiamo insieme questa natura spirituale sul pianeta Terra come è venuta a noi in un modo straordinario. Lo Spirito Santo è la nostra guida. Leggiamo insieme in Luca capitolo 1 verso 35. Quando prende corpo sulla Terra come tangibile, quando Dio è venuto a noi in Cristo. Leggiamo insieme. E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Che bello! A questa apparizione dell'angelo che porta questa bella notizia a Maria, che i profeti ne avevano lungamente e largamente parlato, arriva sta notizia. Lo Spirito Santo verrà su te, ti adombrerà, la potenza dell'Altissimo penetrerà nel tuo seno, nel tuo grembo, l'ombra sua, l'ombra della nuvola che accompagnava il popolo di Dio nel deserto, adombra il corpo di Maria, la mette incinta, gloria sia resa al Signore, e lui sarà chiamato, guardiamo, leggiamo insieme, perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Chi ha generato Gesù? Lo Spirito Santo. Quello che noi invochiamo e che manda Gesù. Lui è l'artefice, perché lui è Dio. Gloria al Signore. Il concepimento di Gesù è un'opera creatrice dello Spirito Santo. È chiaro. Giuseppe non la toccò, restò lì, perché aveva preso le sue decisioni, ma Dio, che aveva profetizzato che così doveva andare, a questa sorella Maria gli fece questo. Guardiamo nel capitolo 1 di Matteo, capitolo 1 verso 18. Quando entriamo in queste cose belle della parola del Signore, ci rendiamo conto la grandezza di Dio. Or la nascita di Gesù, leggiamo insieme, la nascita di Gesù Cristo. Gesù vuol dire il nome naturale, il Cristo vuol dire l'unto, l'unto del Signore. Gesù di Nazaret, Cristo, l'unto di Dio, che aveva dentro di sé l'unzione dello Spirito Santo, perché è nato dallo Spirito. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Incinta per virtù dello Spirito Santo. Dobbiamo desiderare che lo Spirito Santo venga nel nostro seno, nel nostro grembo, nella nostra vita, perché lì produsse il Cristo in carne ed ossa, perché ci doveva essere la manifestazione di Dio in carne come aveva ricevuto, ma noi abbiamo la stessa occasione di incorporare lo Spirito Santo dentro di noi, perché porta la nuova vita spirituale dentro di noi. Viene a formare il Cristo spirituale dentro di noi, trasforma la nostra vita. Gloria al Signore.
Luca 4:1, guardiamo come si evolve questa nuova natura sul pianeta Terra. È come molte volte sentiamo dire: noi abbiamo i pomodori, ma non sono originari da noi. Abbiamo il granone, ma non sono originari da noi. Abbiamo le patate, ma sono venute da altri continenti. Cioè, quando sono venuti qua, li abbiamo incominciato a coltivare e sono cresciuti. Ma prima non c'erano. Cosa voglio dire? Voglio dire, quando Gesù è venuto sulla terra, ha incominciato a riprodurre questa grande opera spirituale, la riproduzione divina. Gloria al Signore. Guardiamo come continua Gesù. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni ed era tentato dal diavolo. Cioè, avendo assunto il corpo umano per riscattare noi, il secondo Adamo, doveva passare per la stessa trafila che passò Adamo, che non aveva padre umano, nel quale Adamo pure era nato da Dio, attraverso il soffio nelle narici, non aveva un padre umano. Ma quando fu tentato, diventò schiavo del diavolo e non ebbe. Gesù Cristo è venuto. Il diavolo lo ha tentato lo stesso, fu portato nel deserto per essere tentato, ma lui non fece come Adamo, perché doveva riscattare la razza umana. Andò ad essere tentato, ma quando gli proponeva le cose il diavolo, lui diceva: Dio non dice così, tradotto in parole diverse. Si attenne strettamente a ciò che il padre aveva detto, non fece come Eva e Adamo, ma tutto sommato questo sembra un albero che veramente mi può far diventare meglio. Credette le bugie del diavolo e noi a una parte dobbiamo stare, o dal diavolo o da Dio. Una volta che diventiamo servi, schiavi, seguiamo le direttive che ci dà il diavolo, i demoni entrano nella nostra vita e abbiamo perso la comunione con Dio. Gesù ripieno di Spirito Santo, leggiamolo insieme. Or Gesù ripieno dello Spirito Santo se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito Santo per essere tentato. La prova, quando noi cominciamo a camminare col Signore, abbiamo un periodo di combattimento perché dobbiamo essere provati. Guardiamo nel verso 14 dello stesso capitolo. Ogni volta che leggo l'Evangelo mi dà l'impressione che è sempre la prima volta che lo sto leggendo. Diventa forte. Dico: ma guarda, ma questa cosa, ma Signore, ma questa, ogni volta. Guardiamo insieme. E Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina. Cioè, in parole diverse, quando riportò dalla tentazione di non essere caduto, troviamo che gli angeli lo vanno a servire e lì comincia la nuova missione della ristrutturazione della razza umana. È lui, gloria a lui. Gloria al Signore. Nella potenza dello Spirito Santo. Guardiamo nel verso 18. Lo Spirito del Signore cominciò la sua missione. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Ecco il ministero di Gesù. Lo Spirito del Signore è su di me, nato per lo Spirito, potenziato dallo Spirito, ripieno dello Spirito, parte e porta la missione a destinazione. E quello ce n'è per tutti.
per te e per me. L'unzione era lo Spirito Santo. Quando dice lo Spirito del Signore è sopra di me, leggiamolo insieme. Per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri in spirito, quelli che vogliono conoscere le cose spirituali, quelli che hanno il desiderio di comprendere le cose divine. Non i poveri e i ricchi sono esclusi finanziariamente, i poveri in spirito, che quando Gesù parla, quando la sua parola parla, restano con la bocca aperta perché vogliono entrare a comprendere i misteri del regno dello Spirito. Come Nicodemo, che andò di notte a Gesù, era un ricco, un sapiente del tempo, un dottore della legge, ma era povero in spirito. Questa immagine ci aiuta a comprendere, perché si accorse che Gesù era un dottore venuto da Dio, perché le cose che faceva non li poteva fare nessuno se Dio non era con lui, e la sua povertà spirituale lo portava a chiedere a colui che poteva dare le risposte. Chi ci può dare le risposte? Gesù. Perché Egli è venuto per evangelizzare i poveri, cioè portare la buona novella ai poveri in spirito, che hanno la voglia di sapere da Lui, e con umiltà andiamo a Lui e gli diciamo: Signore, ma fammi comprendere. Se invece pensiamo di sapere tutto, abbiamo perso l'occasione. Ascolta, c'è un detto che dice: chi non sa e dice di sapere perde l'occasione di imparare. Dio ci deve aiutare. Se tu non sai una cosa e ti trovi vicino a una persona che te la vuole dire e tu dici che già la sai e non la sai, di presunzione ce n'è tanta, hai perso l'occasione di... Perché molte volte la nostra presunzione, il nostro orgoglio, non sappiamo dire: no, sta cosa non la so, spiegamela, sì, dimmela, traducimela in un linguaggio che io possa comprendere. Dai, traducimela in un linguaggio da bambino, io voglio comprendere. Quando andiamo così al Signore, il Signore è pronto. Quando noi diciamo che già sappiamo tutto, ci siamo chiusi da soli. L'unzione era lo Spirito Santo stesso. Impariamo qui la persona e l'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite. Gesù è l'unto, e l'unzione nella nostra vita ora viene da Lui, perché Lui è l'unto. Il recipiente mandato da Dio, che non finisce mai perché è nato dallo Spirito Eterno di Dio, ne riversa nella nostra vita quanto ne vogliamo. Gloria al Signore, io sento forte la presenza dello Spirito Santo nella mia vita, perché lo Spirito Santo conferma la verità di Dio al cuore. C'è una vibrazione di dolcezza interiore che si sente forte. E la senti anche tu nella voce. Se tu sei un umile di cuore, se sei un povero di spirito, ti assicuro che senti la presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Perché è la parola in sé che contiene quel potere spirituale che, quando tu sei povero in spirito, vuoi dipendere dalla parola di Gesù che viene amministrata, perché vuoi delle informazioni per migliorare, per sapere, per entrare in questa nuova sfera. Gesù è l'unto, e l'unzione è nella sua vita. Ora viene da Lui, dalla sua autorità. Guardiamo cosa dice Gesù dello Spirito Santo che viene nella nostra vita.
che cosa porta. Giovanni capitolo 16 verso 14 ci ha messo tutto quello che serve se noi ci dedichiamo con un po' di umiltà verso di Lui e gli diciamo: Signore, io voglio comprendere. Vediamo lo Spirito Santo quando viene nella nostra vita cosa farà. Egli mi glorificherà, dice il Signore, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Il Cristo nella gloria, nato dallo Spirito, è Dio, la terza persona, la seconda persona della Trinità, attraverso lo Spirito Santo trasferisce nel nostro essere quello che ci vuole dire. Perché lo Spirito Santo è colui che ci presenta il Signore nella sua grandezza e come il grande benefattore che noi possiamo andare a Lui. Lo Spirito Santo diventa il canale che ci trasporta a Dio e trasferisce il concetto divino nel nostro essere. Leggiamolo insieme. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutta la verità rivelata da Dio nel Nuovo Testamento è incentrata su Cristo. Perciò si dice: ricevi Cristo, perché il concetto di tutto l'insegnamento e tutto quello che è scritto nella Bibbia, ricevendo Gesù Cristo nella nostra vita, poi diventa tutto leggibile, perché lo Spirito Santo che l'ha ispirata è quella che ci dà la luce per poterla leggere. Mi voglio spiegare: se un tedesco ha scritto il tedesco, ci vuole un tedesco per leggerla. Perché se lo vado a leggere io che non so leggere il tedesco, che ne esce fuori? Un musicista che scrive la musica, sa leggere la musica. Se ci va uno che non capisce quei pallini, che cosa sono? Se sono brevi, semibrevi, crome, semicrome, biscrome, che cosa sa leggere? Vede solo puntini. Lo Spirito Santo che ha ispirato la parola del Signore attraverso uomini santi di Dio, quando penetra nella nostra vita ci dà la conoscenza e la luce di comprendere i misteri del Regno di Dio. Perciò Gesù dice: a voi è dato di conoscere i misteri del Regno di Dio. Gloria al Signore. L'Evangelo e tutta la verità rivelata da Dio nel Nuovo Testamento è incentrata su Cristo. Per predicare l'Evangelo ai poveri, poveri in spirito, abbiamo già detto, i cuori spezzati, il peccato spezza i cuori. Gesù porta il rimedio. Per annunziare liberazione. Leggiamo insieme in Giovanni 8,32. Cosa è che libera noi dal sistema che ci siamo chiusi dentro? Noi siamo chiusi in un sistema, le nostre abitudini, il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare è chiuso e non penetra nulla delle cose spirituali. Siamo come in una fortezza, come quelle persone che tu ci parli di cose che non sono interessate. Tu puoi parlare quanto vuoi, quelli non ci stanno proprio, ma no, restano come sono. Dopo che hai parlato 2 ore, gli chiedi che hai detto, loro sono restati lì intavolati nella gabbia che erano prima. Così siamo noi per le cose spirituali. Ma Gesù dice, guardiamo insieme, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Leggiamo il verso 31 così comprendiamo meglio. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in Lui, avevano compreso che era il Messia. Gesù dice allora, lo dice a noi stasera, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Nella predicazione
La parola del Signore porta la conoscenza, toglie il nostro dubbio, chiarisce, ci porta la informazione divina e tutti quei punti interrogativi o quella chiusura nostra comincia a sgretolarsi alla luce della parola che ci presenta le cose di Dio. Porta la conoscenza della verità. Un discepolo ubbidiente conosce la verità salvifica, perciò arriva la salvezza. Apre gli occhi a chi spiritualmente è cieco. Nel capitolo 4 di Luca, verso 18, dice che è venuto per portare la vista ai ciechi. Lui ha guarito tanti ciechi, ma attenzione, leggiamolo insieme. Parliamo di ciechi spiritualmente perché siamo chiusi alle cose naturali e non vediamo le cose spirituali. Siamo chiusi come il bambino nel grembo materno, ma non vede fuori che cosa c'è. Deve nascere per uscire e cominciare a vedere. Quando esce non è che ha visto granché. Vede solo un filo di luce. Mi ha mandato a bandir, cioè a portare liberazione ai prigionieri e ai ciechi recupero della vista e a mettere in libertà gli oppressi, quelli che si sono incastrati in un sistema religioso, si sono incastrati in un modo di pensare tutto loro e pensano che come pensano loro quello è tutto il mondo. Gesù Cristo è venuto per portare la luce, per dire no, no, non è come pensi tu, è come dico io, perché io so, perché io sono Dio. Perciò Dio con noi, Dio in noi, lo Spirito Santo porta luce. Mette in libertà i prigionieri, i prigioni, nella mente dà una fortezza della propria cultura e tradizione. È anche spirituale, perché il nemico ci ha offuscato anche la mente, ci ha messo un velo sopra. Abbiamo bisogno di rivelare, deve essere tolto il velo che solo Gesù lo può togliere. Solo il Signore, per l'opera che ha fatto alla croce, può aprire la porta della prigione. Ci chiama e ci tira fuori come fece in pratica, perché lui ha fatto le cose pratiche per spiegare quelle spirituali. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 11, verso 33. Le cose naturali che ha fatto Gesù è per interpretare le cose spirituali. Guardiamo insieme. Quando Gesù la vide piangere, e vide i giudei che erano venuti con lei piangere anch'essi, fremé nello spirito, si conturbò e disse: scende, si abbassa nel nostro dolore. Gesù, che si trova a casa di Maria e di Marta, scende nel loro bisogno e quando vede che in quella casa si piange, lui scende nel bisogno. Guardiamo nel verso 35. Gesù pianse. Quando noi siamo in necessità, lui insieme con noi scende, si immedesima nella nostra situazione. Guardiamo nel verso 43. E detto questo, gridò con gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Cioè la nostra vita spirituale che è imprigionata ha bisogno di sentire la voce di Cristo che ci tira fuori dalla tomba, perché il nostro essere in questo corpo è come Lazzaro morto in quella tomba che puzzava già. Noi senza il soffio dell'alimentazione spirituale nella nostra vita,
Senza l'ossigeno noi siamo morti nel corpo. Senza la voce di Cristo che trasferisce il potere divino nella nostra vita, noi siamo in una tomba morta. La nostra natura divina è morta. Ci vuole la voce di Cristo. E detto questo, gridò con gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Questa è l'immagine di ognuno di noi. Tutto quel che dice quel poco di Vangelo, quei quattro Vangeli, servono come un succo per comprendere la realtà nostra, che avevamo bisogno di un Salvatore come Lui, che è Dio stesso venuto in carne, il Figlio di Dio, che è venuto ad essere Figlio dell'uomo in mezzo a noi. Guardiamo nel verso, egli grida con la sua voce autorevole, guardiamo nel verso 44, e il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce, e il viso coperto di uno asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Nella nostra vita, se non arriva Gesù Cristo, possiamo fare tutti i ritornelli che vogliamo, tutti i pianti che vogliamo. La nuova vita ce la dona soltanto il Cristo risorto, con la sua autorità sprofonda nel nostro essere. Quando noi gli apriamo il cuore, ci cambia, ci trasforma e ci dà una vita nuova. Tutte le religioni di questo mondo, tutti gli insegnamenti che ci sono, tutto, nessuno può dare la vita come Cristo, la vita solo Cristo la dà. Lui è colui che genera la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Perciò dice: l'essenza della vita è Gesù, la vita eterna nella nostra vita. Gloria al Signore. Qualsiasi cosa è impossibile per noi, per Lui tutto è possibile. Quando i quattro Evangeli si fermano con la testimonianza della sua missione sulla terra, guardiamo nel capitolo 21, verso 25 di Giovanni, or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Il succo dei quattro Evangeli è solo un'indicazione per andare a Cristo, per andare a Gesù. I giudei del suo tempo investigavano le scritture e Gesù gli diceva: voi investigate le scritture perché pensate per mezzo di esse avere vita eterna. Esse sono quelle che testimoniano di me. La scrittura ci porta a Lui, ma è Lui che deve cambiare le cose. Dio ci deve aiutare. Ma l'Evangelo si ferma e cominciano gli Atti degli Apostoli. Guardiamo. Mentre da un lato si chiude che non basta il mondo per metterci tutti i libri di quello che ha fatto in 3 anni e mezzo, si apre un nuovo libro, ancora per noi. Leggiamo insieme: continua a dare istruzioni per lo Spirito Santo. Leggiamo insieme in Atti capitolo 1 verso 2. Allora, fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo un'altra volta il suo parlare, i comandamenti, gli ordini dati dal Signore, sono dati per lo Spirito Santo. Leggiamo insieme: fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto. Vuol dire che lo Spirito Santo è colui che continua a parlare ora attraverso gli apostoli. Non si ferma, perché lo Spirito Santo trasferisce, unge gli apostoli dall'unto di Dio che è il Cristo e trasferiscono il messaggio e completano
il messaggio divino, la sua parola, tutti gli insegnamenti che ci sono, servono per coordinare tutta la Chiesa, che quello è il fondamento degli insegnamenti, quello è il fondamento apostolico di Cristo e degli Apostoli, e lì dobbiamo noi continuare e perseverare in quella fascia. Tutte le altre cose fuori. Dio ci deve aiutare. Colui che continua a parlare per bocca e con l'unzione dello Spirito Santo si serve di loro per dare a noi tutta la conoscenza che abbiamo bisogno e ci fa sapere. Leggiamo insieme in Secondo Pietro, capitolo 1, verso 20. Ma che bella la parola del Signore, gloria a Dio. Io spero che tu ci metti un po' d'attenzione nel leggerla e chiedi al Signore che ci dia luce. Sapendo prima di tutto questo, senti questa notizia, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari. Verso 21. Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Tutta la continuità dalla dipartenza di Gesù, che è stato in mano agli Apostoli, tutto quello che hanno scritto fino all'Apocalisse non è per volontà degli uomini, ma lo Spirito Santo ha ispirato gli scrittori per portare la continuità che avevamo bisogno per una formazione di comprendere il disegno divino e come camminare insieme come la Chiesa, come l'esercito divino sulla terra. Leggiamolo un'altra volta. Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché? Sospinti dallo Spirito Santo. Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Perché Lui, quando si dice che Papa Francesco è il vicario di Gesù Cristo, questa è una dichiarazione, bisogna dirle le cose, perché se no non amministriamo la parola. Noi è il sistema, noi amiamo le persone, ma è il sistema che è contrario alla parola del Signore, lo dobbiamo dichiarare. Quando si dice che il Papa è il vicario, il sostituto di Cristo, questa è una dichiarazione di una grande bestemmia, perché chi sostituisce Cristo sulla terra è lo Spirito Santo che parla ai cuori. C'è ancora di più: quando dichiariamo di poter sostituire Cristo sulla terra, a questo punto ci siamo messi al suo posto, e dove siamo? Siamo l'anticristo. Dio ci deve aiutare, che ci sia un ravvedimento rapido di questa dottrina diabolica, satanica, perché essere seduti al posto di Cristo vuol dire essere l'anticristo. Dio ci deve aiutare, perché chi è che ha dichiarato che ci sostituisce Cristo nella nostra vita? Lo abbiamo appena letto in Giovanni capitolo 16 verso 14, leggiamolo un'altra volta. Il sistema pagano e tutto ciò che è contrario alla divina parola, noi lo dobbiamo dichiarare a fratelli, a sorelle, a mogli, a tutti, perché li vogliamo bene. Non è per condannare le persone, ma per dire che la parola del Signore dichiara questa verità. Lo Spirito Santo mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Gloria al Signore.
Chi ci introduce a Cristo e chi ci parla, chi ci porta la parola di Cristo? Lo Spirito Santo, quando noi ci mettiamo in comunione con il Signore. Dio ci deve aiutare. Allora, leggiamo ancora una volta secondo Pietro 1,21. Secondo Pietro 1,21. Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Sospinti dallo Spirito Santo, e che in materia di fede, per la nostra salvezza è eterna, nella Bibbia c'è tutto quello che noi abbiamo bisogno per arrivare fino nel paradiso, e che non bisogna aggiungere e togliere nessuna cosa. La chiusura, che Gesù Cristo, il risorto Signore, il sigillo che mette nella sua parola e lo dà a Giovanni nell'isola di Patmos, per chiudere tutto il canone della Bibbia, tutta la Sacra Scrittura, nel capitolo 22, verso 18, dice: perciò è pericoloso aggiungere o togliere, dobbiamo restare in quello che è la verità di Dio, la sua parola. Io lo dichiaro, dice per lo Spirito Santo Giovanni, ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. Guardiamo nel verso 19. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, cioè la parola di Dio è tutta profetica, il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro. Con lo Spirito Santo che ci guida, noi possiamo arrivare a destinazione, perché Gesù Cristo è colui che per lo Spirito Santo ci guida. Vogliamo invocare lo Spirito Santo che ci aiuti? Vincenzo, rimettiamo quel bel cantico. No, è un altro bello. Ce l'ha mandato una sorella stasera. Noi condividiamo subito quello che ci manda il Signore, anche se la sorella si lamenta. Togli l'Apocalisse scritto là, voglio. Alleluia. In nome dello Spirito Santo questa sera, su di noi, con la sua gioia, alleluia. Solo Lui può soddisfare il nostro cuore. Solo Lui può sanare tutte le ferite che sono dentro di noi.
WhatsApp, mandacelo, vai Vincenzo, metti il numero, togli l'apparato, come una macchinetta, metti le batterie nuove nelle dita, eccolo, il numero di WhatsApp, mandacelo e noi ti mandiamo questo bel cantico. E mentre stai nella casa, mentre cammini, mentre ti muovi, lo canti e invochi lo Spirito Santo su di te, ti nutri, alleluia, una volta, due volte, grazie, tre volte, dieci volte, mette armonia nel tuo cuore, perché è l'invocazione dello Spirito Santo, armoniosa, te ne mandiamo anche qualcuno in più, così puoi invocare lo Spirito Santo su di te, eh? È semplice, è facile camminare con Dio, non è complicato come ci vogliono far credere, Dio fa le cose semplici. Manda il tuo numero a questo numero e così cominci a cercare lo Spirito Santo nella tua vita e vedi che Lui, perseverando, cominciano a scendere come gocce di rugiada, man mano, man mano, man mano, man mano. E poi si comincia a riempire il secchio è il tuo cuore, più ti mantieni in quell'atmosfera, più senti la presenza dello Spirito Santo che cambia la tua vita. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Lasciamo intanto il numero sul display che lo possono prendere e preghiamo e ringraziamo il Signore. Signore, noi ti ringraziamo, perché nella semplicità della tua parola tu ci apri il cielo, basta che noi veniamo a te come poveri in spirito, per volere più informazioni possibili da te, perché tu sei disceso dal cielo per parlarci del cielo e per portarci nel cielo. E noi ti ringraziamo per la tua parola, perché essa contiene tutte le direttive che abbiamo bisogno per camminare insieme con te, tutti insieme, Signore, ti vogliamo ringraziare, grazie, 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 per Gesù Cristo, amen, amen, amen. Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina, segnati il numero, lo lasciamo ancora per un poco, Vincenzo, mettilo, mettiamo ancora un po', segnati il numero, poi ce lo mandi, e così cominci a fare delle esperienze nuove, cominci a invocare lo Spirito Santo cantando, se ti fai fatica a pregare, lo invochi cantando, apri il cuore mentre canti e lo Spirito Santo ti viene a visitare, gloria al Signore. Non ti fermare, perché è semplice, Dio ci vuole salvare e ha aperto una via tanto semplice davanti a noi, basta invocare il suo nome. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. E come ci salva? Attraverso lo Spirito Santo. Gloria al Signore. Pace, ci vediamo domani mattina. Dio ti benedica.